Il volo delle colombe è stato l'ultimo momento di una mattinata, quella dedicata a Sant'Annibale, di riflessione, preghiera, grande speranza dal cortile dei padri rogazionisti di Oria, gli alunni e i docenti delle scuole, accompagnati dal sindaco e dai rappresentanti dell'amministrazione comunale, hanno raccontato e cantato la pace, rivolgendo un pensiero importante a quei bambini cui, a causa della guerra, è negato tutto ciò, a ricordarlo, due banchi vuoti, simbolo di distruzione, di diritti negati. Oria si onora di avere questo grande santo che ha dato un grande esempio di assistenza e amore verso i bambini. Oggi purtroppo ci sentiamo quasi impotenti nei confronti di una situazione a livello europeo, perché in effetti la guerra che sta creando non so anche morti bambini, ma quei bambini sono privi della libertà, sono privi di poter godere dei propri diritti e di vivere quella fanciullezza nel modo giusto. All'epoca Sant'Annibale si portò i bambini dopo il terremoto. Questi bambini stanno venendo nei nostri paesi, l'impegno deve essere di tutti di accoglierli e tutelare i loro diritti anche nei nostri paesi. Sant'Annibale, fondatore dei rogazionisti, visse ad Oria, a lui gli studenti hanno chiesto la pace, la fine della guerra, futuro e speranza per l'Ucraina, per l'Europa, per il mondo intero.